Benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi del secondo volume di una storia in due atti scritta e disegnata da Tony Bruno e pubblicata da Bao Publishing. E la storia in questione si intitola La Belgica. Abbiamo già parlato del primo volume che vedete qui al fianco, sempre su bettaste.it. Il primo volume era intitolato Il canto delle sirene. Questa volta cambiamo colonna sonora perché il secondo volume, sottotitolato La melodia dei ghiacci, pone la fine, si racconta l'epilogo della storia della Belgica, la nave che tra 1897 e 1899 per prima ha raggiunto l'Antartide. Protagonista di questa storia è Jan, un giovane che entra come clandestino a bordo della Belgica e poi vi rimane e decide di cominciare questo viaggio. Comincia a bordo di questa nave il suo letteralmente viaggio dell'eroe, supera tutta quanto una serie di ostacoli cercando appunto di godersi il viaggio verso la meta e cominciando a scoprire cose in più di se stesso. Sulla terraferma però ha lasciato Claire. Claire che vediamo raffigurata nella copertina del volume numero 2 di questa storia, Claire che è la sua donna che lo attende e che non sa nulla di lui perché appunto i contatti sono andati scemando dopo l'inizio del viaggio di Jean. In questo secondo volume la storia si sdoppia ancora di più.